C'è chi dall'altra parte del mondo dà un calcio ad un pallone rotondo che schizza in aria, diventa ovale, fa strani effetti, non mi sembra normale. Dei bambini che giocano a pallone, quando mai li hai visti in televisione? Gli stadi pieni, rimango perplesso, il telecronista è sempre lo stesso. Io credevo che un giocatore stesse concentrato solo sul pallone, invece questi hanno lunghi flashback, ma l'avversario in quel momento dov'è? Mai non li avvenci, tutto è normale. Anche il Giappone vince il mondiale. Mai noi e Benji, nessuno è mai stanco. Ma quanto cazzo è lungo sto campo. Chilometri, una trentina, costruito in cima a una collina. Loro non sanno calciare come noi, usano sempre posizioni idiote poi. Riescono a tirare certe fucilate che volano raso terra per 10 puntate, rimbalzando sul palo il portiere. La palla non riesce a trattenere e come accada ancora non so, sfonda la rete, il muro dietro e fa gol. Mai non li avvengi, tutto è normale, anche il Giappone vince il mondiale. Mai noi e Benji, nessuno è mai stanco. Ma quanto cazzo è lungo sto campo. Chilometri, una trentina, costruito in cima a una collina. Delle risposte ancora io cerco, forse sta gente ha lavorato in un circo. Corre, salta, vola, che schiera in campo la formazione 1-1-1 con Olli, Tom e Benji. Fischio d'inizio ed è subito Tom che passa la palla a Olli, il quale dribbla un avversario, poi ancora un altro. Ma che succede? Mentre corre guarda l'ora e dribbla un altro avversario. Ora si ferma a prendere un caffè, ne dribbla un altro, si prepara al tiro, si sta preparando. Sì, sì, sta chiaramente per tirare, me lo sento, adesso tira, ha la gamba alzata e finalmente tira! È un tiro incredibile, signori. La palla sfreccia, va a destra, poi a sinistra, poi sale, esce dall'atmosfera, poi riscende, va sottoterra, torna fuori, sta per entrare in porta, il portiere si tuffa!